Io avevo già fatto una breve introduzione all'esordio di questa piccola avventura, penso che si fosse in aprile, qualcosa di questo genere, e disse alcune cose riguardo l'importanza e il ruolo dei manager, che ribadisco, il manager interessa molto il trasferimento del know-how che si hanno accumulato nel tempo, perché lo stare nelle aziende, lo stare specialmente a certi livelli, non è una cosa che si impara a scuola, ma che si vive poco poco nelle aziende in cui si capita, quindi uno può essere anche più o meno fortunato in questo. In questo periodo poi ci ritroviamo in un mondo estremamente precario, precario anche dal punto di vista proprio tecnologico del cambiamento della società. Non è detto che i modi, i tempi e le modalità con cui si lavora in questo momento nell'industria saranno gli stessi con cui si lavorerà fra 10 anni, anzi siamo certi che non sarà così. Se io penso a quando io ho cominciato a lavorare, quando sono diventato dirigente, eccetera, con la segretaria, questo, quell'altro, un po' la fantozzi, no? Adesso il manager è uno che mi sgambia a fare sharing del desk, si fa sharing di tutto, no? Bike sharing, car sharing, desk sharing. Fermiamoci lì, nell'azienda oggi impara certe cose, impara i fondamentali, come quando uno a fare lo sport e si fa il calcio e insegnano a fare lo stop, si va al lavoro, il bar, il palleggio, eccetera. Quelli resteranno, ma come però si eserciteranno, come la gerarchia si espliciterà, come il comando, bisognerà vedere. Colgo l'occasione, immagino di dire forse una persona che si pare che non è molto bravo, che faceva una riflessione sull'ascensore sociale. L'ascensore sociale è quello che molti di noi hanno sperimentato, cioè che come me, per esempio, io non ho vergogna di dire, i miei genitori hanno fatto la quinta elementare, io per capacità, ma soprattutto anche per occasioni, per fortuna, per casualità, sono arrivato. Dice, ma allora il giovane che entra in azienda, che entra nel mondo del lavoro, cosa si può aspettare? Ecco, questo è un punto che andrà dipiegato. Solo alcuni prenderanno l'ascensore per salire, altri andranno più lenti, altri dovranno abituarsi a stare in questi biglietti a schiera. Allora, questa era un po' una mia aggiunta, allora quali sono le doti che servono di più, a mio avviso, per i giovani che entrano? Sono quelle di capire come funziona il meccanismo, la gerarchia, il comando o no? Secondo me è sempre meno. La dote principale che occorrerà sarà quella dell'intraprendenza, cioè cominciare a capire che il lavoratore, il giovane specialmente, che ha voglia di fare, deve essere intraprendente, deve magari mettersi assieme agli altri e fondare una piccola società, oppure dare risorse in società che vanno e creare delle piccole aziende magari, le quali messe in rete, i mezzi ci sono ormai, no? Ci sono anche dei figuri male di rete, fare delle aziende più grosse con un modo, diciamo, come un condominio orizzontale invece che il palazzo di questo.